Presento molto rapidamente i due relatori, i quali sono qui al mio fianco, Carlo Vecce, che è professore ordinario di letteratura presso l'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. E il suo curriculum è lunghissimo, dimostra appunto che si è occupato non soltanto in Italia, ma all'estero, in Europa, ma anche in altri continenti. Si è occupato non soltanto di Leonardo, ma il suo interesse è piuttosto vasto. E altrettanto Giuditta Cirnigliano, che ha completato la sua preparazione negli Stati Uniti nella Rutgers University, dopo aver conseguito, tra le altre cose, anche una laurea all'Accademia di Brera, oltre ad una laurea in letteratura italiana. Si è occupata anche di studi matematici e così via, e i loro curricula dicono in maniera molto chiara che per approcciare un argomento così solido come è appunto Leonardo da Vinci occorre uno strato culturale vasto, trasversale, oltre che naturalmente profondo. E loro oggi ci parleranno appunto di questo aspetto di Leonardo, magari che non è del tutto in primo piano, per qualcuno potrebbe essere stato anche una sorpresa, ovvero Leonardo letterato. È un po' una caratteristica degli artisti del Rinascimento. Addirittura Giulio Carlo Argan si era sbilanciato a dire che Michelangelo era il più grande poeta del Cinquecento, con una piccola raccolta di scritti che aveva fatto. Per quello che riguarda Leonardo, forse lo stesso valore da un punto di vista letterario non c'è, però questo suo approfondire, questa sua attenzione anche per la comunicazione scritta ci dice, no, della grandiosità di questo genio. Loro hanno raccolto le loro considerazioni, i loro studi nel libro che vedete lì raffigurato, un opuscolo piccolo come volume ma decisamente consistente da un punto di vista scientifico, e adesso credo che ce lo illustreranno nella maniera migliore. Grazie. Grazie. Grazie della presentazione, grazie dell'invito a partecipare a queste giornate della festa della scienza e della filosofia. Devo dire che noi siamo veramente contenti di essere qui in questa occasione. Tra l'altro sapete che questo è anche l'anno di Leonardo, il grande anno leonardiano, ci sono manifestazioni, iniziative da tutte le parti, quindi è giustissimo che in questo contesto si parli anche di Leonardo. E quando ci hanno invitato a partecipare con un intervento su Leonardo, a questo punto abbiamo scelto una strada un po' normale da quella che ci si aspetterebbe, pensando a Leonardo in rapporto alla scienza, all'esplorazione della realtà, uno immaginerebbe di parlare della ricerca scientifica di Leonardo, la ricerca sulle acque, la ricerca, gli studi di anatomia, oppure gli studi di tecnologia, le invenzioni di Leonardo, l'astronomia. Sono infiniti i campi in cui Leonardo ha esplicato la sua ricerca scientifica. Quello che per lui era una sorta di lettura del grande libro della natura, no? Ricordate questa importante metafora che poi verrà ripresa da Galileo nel dialogo dei massimi sistemi, quando Galileo dirà: la natura è un libro le cui parole che sono matematiche, no? E noi dobbiamo interpretare e leggere queste parole. Ma era una metafora antica, la conosceva anche Leonardo, quindi anche Leonardo leggeva nel libro della natura. Però abbiamo scelto di affrontarlo in un modo diverso, originale, perché esattamente in questi mesi stavamo lavorando alla nuova edizione delle favole e delle facezie, degli scritti letterari di Leonardo, che è appena uscita in questi giorni da Garzanti nei Grandi Libri. Quindi era naturale per noi parlare di questi testi, che sono naturalmente degli scritti letterari, ma nel caso di Leonardo anche l'uso della parola, come ha detto Enrico, si collega con l'approccio scientifico alla realtà.
un grande scrittore italiano, che è Italo Calvino, in un libro molto importante che si chiama Lezioni americane, alla fine della lezione dedicata all'esattezza, introduce Leonardo da Vinci e dice in modo molto chiaro, sono assolutamente d'accordo con l'interpretazione di Italo Calvino, per Leonardo la parola, la scrittura, è anche uno strumento di conoscenza della realtà. Lui non se ne serve solo solo in funzione comunicativa, espressiva, retorica, ma si serve della parola anche per conoscere la realtà, così come si serviva di qualunque altro tipo di strumento che gli capitava tra le mani. Poteva essere uno strumento materiale, una penna, un compasso, un goniometro, un astrolabio, ma potevano essere anche gli strumenti intellettuali. Quando faceva un disegno o quando scriveva qualcosa, questi sono momenti di strumenti di conoscenza della realtà. E tra questi strumenti, tra quelli che possiamo identificare come scritti letterari, ci sono in particolare le favole, una serie di favole che sono uno degli esempi più belli del rapporto di Leonardo con il mondo della natura. Quindi anche nell'avvicinamento agli elementi della natura, no? Quindi qui si tratta degli elementi primari, cosiddetti i quattro elementi primordiali del mondo, il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, o nell'avvicinamento alle creature, al mondo delle creature. Siamo nella terra di San Francesco, il cantico delle creature, l'avvicinamento al mondo delle creature, anche agli esseri più piccoli della natura, gli insetti, le formiche, i ragni, no? Anche in questo avvicinamento Leonardo è estremamente attento a rappresentare poi nelle favole quello che sta contemporaneamente scoprendo nell'indagine naturale. Abbiamo preparato anche un percorso per immagini, quindi credo che possiamo cominciare con l'aiuto di Giuditta, che ha preparato. Appunto, come dicevamo, Leonardo fin dall'infanzia ha un rapporto privilegiato con la natura. Infatti, essendo figlio illegittimo di Ser Piero, che lavora a Firenze, e di una contadina Caterina, lui trascorre la sua infanzia nelle campagne di Vinci, separato dai genitori. È qui che ascolterà i primi racconti favolosi, come dicevamo appunto, sui piccoli animali della campagna vinciana, abbiamo delle immagini delle formiche, delle cicale, che poi andranno a costituire una sorta di catalogo infinito, no? Di queste piccole creature, e poi anche la grande natura, per cui l'arrivo della tempesta o l'osservazione appunto dell'acqua. Qui abbiamo due esempi, uno molto giovanile, il primo paesaggio datato di Leonardo, e poi invece un esempio più tardo dei diluvi, in cui abbiamo la rappresentazione della potenza della natura. Quindi vedete, anche in questi disegni c'è un passaggio dai dettagli minimi, quasi infinitesimali della natura, il microcosmo, e in rapporto invece con gli eventi più grandiosi che appartengono alla sfera del macrocosmo, come nei disegni in alto, che sono degli ultimi anni di Leonardo, che rappresentano i cosiddetti diluvi, una rappresentazione apocalittica della fine del mondo, della fine della natura. E come dicevamo appunto, le favole nascono in stretto contatto con la ricerca scientifica. Qui vediamo selezionati alcuni dei testi, a sinistra sono di fianco a calcoli matematici, in basso invece a studi di meccanica, dinamometri, al centro studi invece di matematica, e piccoli disegnini emblematici che poi si avvicinano alla ricerca botanica di Leonardo.
premetto, quello che state vedendo sono i fogli originali di Leonardo, sono i fogli autografi di Leonardo, e noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare sugli originali, sugli autografi, che non è una cosa facilissima, ma in particolare su questi fogli bellissimi che sono attualmente conservati nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, fanno parte della grande raccolta del Codice Atlantico, e li abbiamo già utilizzati alcuni anni fa per una mostra alla Biblioteca Ambrosiana, quindi abbiamo potuto ricontrollare i testi, i disegni direttamente nei fogli autografi. Non è molto facile, sapete che Leonardo scrive con la mano, era mancino, scriveva con la mano sinistra, e quindi la sua scrittura è rovesciata, cosiddetta scrittura speculare, perché una volta si poteva leggere solo con l'aiuto di uno specchietto, oggi fortunatamente abbiamo il mirroring dell'immagine, quindi riusciamo a leggere quella che è una scrittura abbastanza regolare dell'epoca, si definisce una scrittura mercantesca, cioè la scrittura in uso dei mercanti, dei borghesi dell'epoca. E questo è un foglio interessantissimo, quello che mostro in questo momento, perché questo foglio? Sì, della... allora sono due fogli. Uno a sinistra che mostra la favola del ragno. Tra l'altro su un foglio dove ci sono degli studi scientifici, vero? Dove ci sono degli studi scientifici. E vi faccio vedere subito appunto la favola di cui stiamo parlando, che è la favola del ragno, sì. Che viene appunto rappresentata in un angolo del foglio in basso a sinistra. È quasi invisibile, quasi non si vede. E nasce a seguito degli studi scientifici, accanto anche a dei piccoli disegnini emblematici in cui vediamo, appunto, leggiamo un attimo la favola: il ragno, credendo di trovare requie nella buca della chiave, trova la morte. E accanto abbiamo appunto il disegnino del ragno. Una storia triste. Una storia un po' triste. Come molte favole. E questo ragno si avvicina al punto della serratura e viene appunto poi rappresentato accanto alla chiave che lo schiaccerà. E quello appunto che è particolare di questo caso della favola del ragno è che sia visivamente, come vedete in basso a destra, la piccola raffigurazione emblematica nasce in parallelo e si sovrappone al diagramma scientifico, che in questo caso mostra la trasformazione di un parallelepipedo in un cubo. E questo avviene anche poi a livello diciamo più concettuale, infatti in capo al foglio Leonardo mette questa frase: chi si promette dall'esperienza quel che non è lei si discosta dalla ragione, e poi illustra questa legge dei triangoli in cui si mostra che quanto un triangolo accresce in un angolo poi diminuirà invece negli angoli opposti. Sì, in un certo senso la favola del ragno è quasi un emblema, questo povero animaletto, di qualcuno che si è discostato dalla legge dell'esperienza e dalla ragione e quindi finisce male, no? E sono appunto sia il triangolo sia il ragno devono seguire questa legge. Una legge di natura. E poi appunto il povero ragno in realtà è un po' un protagonista indiscusso delle favole e verrà rappresentato anche in altre occasioni. Cercherà di catturare la mosca nella vigna e poi sarà ucciso, schiacciato dalla vendemmia, e come vediamo nella prima favola, e così l'uva furaccio inganno dell'ingannatore ragno, cercherà di prendere la mosca di nuovo con le sue false reti e sarà ucciso dal calabrone, e poi di nuovo appunto in un'altra occasione sempre cercherà di prendere le mosche e uccidere dalla vigna. Il povero ragno finisce sempre, non impara mai a comportarsi bene. E purtroppo premettiamo che molte di queste favole non finiscono bene per i loro protagonisti, no? Qualche volta c'è un po' una disposizione un po' amara, qualche volta pessimista, di Leonardo nei confronti della realtà. Sì, e qui appunto vediamo accostate le due favole del ragno, abbiamo preparato anche un piccolo filmato che fa vedere
quello che succede nell'emblema che è meno chiaro a destra della favola del ragno e della vigna. Brevissimo, ve lo mostriamo. Perché questo è tutto, sì, merito suo, perché Leonardo non aveva, tra le tante invenzioni, non aveva ancora inventato né il cinema né i videogame o l'animazione, no? E lei, basandosi sul disegno di Leonardo, ha fatto invece l'animazione del disegno. E appunto qui vediamo quello che Leonardo cercherà di fare dopo la realizzazione appunto della favola per iscritto. Lui cercherà di renderla anche per immagine. E abbiamo tutti questi piccoli schizzi sequenziali che ho messo insieme per farvi vedere la sequenza. L'abbiamo vista. E poi questo ovale in realtà è poi l'ovale che dovrebbe racchiudere l'emblema finale, l'immagine sintetica, una sola immagine che rappresenta il concetto espresso nella favola. Ecco, in ogni caso questa animazione anche ha un senso di comunicare immediatamente quella che è una caratteristica in genere dei disegni di Leonardo. Leonardo pensa gli oggetti e le creature sempre in movimento, sempre animate da una specie di principio vitale, questo anche in tutte le sue opere figurative, nelle opere artistiche. Per Leonardo il principio della vita è il movimento, per cui quando guardiamo un suo disegno è giustissimo, anche da un punto di vista filologico, seguire il percorso mentale di Leonardo, che sta immaginando il movimento della cosa, dell'oggetto, dell'animale. E molto brevemente, appunto, un altro caso emblematico in cui la ricerca scientifica si accosta alla produzione letteraria, la favola del Giglio, e qui abbiamo sempre l'emblema che mostra il Giglio che si erge sulla riva del fiume, come leggete, si pose sopra la riva di Tesino, e poi la corrente che lo travolge. Per cui quello che dicevamo prima, l'immagine emblematica all'interno di questo cerchio è la sintesi visiva della favola. E la favola nasce di fianco appunto a questi schizzi, diagrammi di meccanica, che sono dinamometri, degli apparati per misurare la forza o la potenza meccanica. E è curioso come i dinamometri illustrino la possibilità di controllare la natura attraverso l'artificio, mentre la favola illustra il caso opposto. La morale della favola smentisce questo. E sempre appunto in rapporto col ragno, la favola sorge all'interno di questo codice H, e nelle pagine successive vediamo proprio una frase simile a quella che abbiamo letto prima, che dice: ricordati quando commenti l'acqua ad allegare prima l'esperienza e poi la ragione. Proprio sempre questo rapporto. Quindi questo è il principio fondamentale, no? Prima l'esperienza e poi la ragione, cioè prima il contatto diretto, concreto con le cose, con i fenomeni della natura, e poi dopo la speculazione teorica, no? Che Leonardo sia contro la ragione naturalmente, ma viene in un secondo momento, non deve venire prima, la fase di astrazione, no? Prima è importante il contatto con la natura. Appunto qua vedete l'evoluzione, come nell'altro caso la riorganizzazione dei disegni, e magari adesso possiamo andare a vedere appunto cosa vuol dire per Leonardo il rapporto con la natura e con l'esperienza o esperienza, e in questo caso appunto vediamo. Sì, questo è uno dei brani più famosi di Leonardo, probabilmente l'avete già sentito, l'avete letto, è quello in cui Leonardo, con il titolo Proemio significa introduzione, no? Erano brevi testi introduttivi dei trattati che lui voleva scrivere, e sempre un po' polemici, perché Leonardo era, per così dire, un po' estraneo all'alta cultura ufficiale delle università, degli umanisti, dei professori. La sua formazione era quella di un artista in una bottega artistica di Firenze nel Rinascimento, una cultura pratica molto legata anche al mondo popolare contemporaneo. Non aveva mai studiato il latino, solo in tarda età comincia a impararlo, e quindi in questo premio scrive: so bene che per non essere io letterato, che significa non
conoscere bene il latino, che alcuno prosuntuoso gli parrà ragionevolmente potermi biasimare con l'allegare, con l'affermare, col dire io essere homo sansa lettere, quella famosa definizione homo sansa lettere. Se analizzate bene il testo, in realtà Leonardo non dice di essere un uomo senza lettere, ma si sta scagliando contro quelli che presuntuosamente potrebbero dirgli di essere un uomo senza lettere. Riconosce di essere un non letterato, perché non conosce il latino, no? Ma in realtà in tutta la sua cultura, in tutta la sua opera, lui qualche volta si rivela di essere quasi un uomo di lettere, perché ha la stessa tensione di conoscenza che ritroviamo negli umanisti, negli intellettuali contemporanei. E vediamo appunto dall'altro lato, quella è un'immagine molto bella degli ultimissimi anni di Leonardo, una figura emblematica che è stata interpretata come una specie di ritratto della natura, che gli mostra col dito, sorridendo, la direzione da prendere, no? E secondo alcuni probabilmente è un'immagine che deriva addirittura da Dante, alla fine del Purgatorio, la figura di Matelda che indica a Dante la direzione, il paradiso terrestre, poi l'incontro con Beatrice. È una delle ultime immagini di Leonardo, mentre invece sulla destra c'è quella specie di strano disegno aggrovigliato e sopra c'è una frase bellissima: corpo nato dalla prospettiva di Leonardo da Vinci, discepolo della esperienza. No? Quindi lui, per lui la natura è una maestra, è la prima maestra, no? La chiama proprio così nei suoi manoscritti. E sotto infatti ci sono degli esempi di meravigliosi fiori, questi sono disegni giovanili di Leonardo. Infatti a destra è un pezzetto del tappeto di fiori dell'Annunciazione. Questo significa che Leonardo, che a 20 anni, a 25 anni, aveva già osservato con una tale attenzione, per esempio, le piante, i fiori, no? Del mondo che lo circondava, che era in grado di realizzare questi disegni, di cui non troviamo assolutamente esempio, ma nemmeno nei codici medievali di erboristeria, negli erbolari, non c'è assolutamente nulla a livello di quello che disegna Leonardo. È il primo che comincia a rappresentare fedelmente le varie specie botaniche, le piante, e sono anche personaggi delle favole. E qui appunto abbiamo messo alcune immagini che fanno vedere come dalla piccola natura, per cui appunto il ragno e il giglio, nella campagna toscana, Leonardo poi conduce la sua ricerca attraverso campi esplorati. Infatti qui è bellissimo, perché hai avvicinato delle tavole di anatomia, che oggi, a giorno d'oggi, sono conservate a Windsor, no? Le vedete? Quella in basso non è di Leonardo, ma è tratta da un libro a stampa che lui possedeva, perché anche questo è un aspetto interessante, è quasi sconosciuto fino a poco tempo fa, che si credeva Leonardo homo sansa lettere. Invece lui aveva anche una bella biblioteca di quasi 200 libri di letteratura, di scienza, di tecnologia. Uno di questi libri era questo libro di medicina, con delle belle tavole. Però tu hai accostato al centro, c'è una planisfero da un libro di geografia che era Tolomeo, e in alto c'è il disegno dell'anatomia del corpo della donna, ma accanto c'è un disegno di corsi d'acqua, di fiumi, no? Perché per Leonardo c'è un'analogia tra il microcosmo e il macrocosmo. Il corpo umano è il microcosmo, e lo studio del corpo umano deve seguire delle leggi simili allo studio della natura. No, per Leonardo i fiumi, i corsi d'acqua erano le vene della terra, il mondo era come un grande organismo vivente, come un grande corpo di cui i corsi d'acqua erano le vene, le montagne, le rocce erano le strutture scheletriche portanti. E seguiva la stessa analogia nello studio del corpo umano, negli studi di natura.
E qui appunto mostriamo ancora il rapporto tra le acque e la terra, per cui dei disegni con i tomoli dell'onda. Qui a sinistra vediamo l'onda marina che rimbalza verso il largo e poi si sbatte contro l'onda che proviene dal largo e crea questo movimento ciclico che sembra quello di un nastro che gira. E la cascata in cui l'aria, queste bolle d'aria, cercano di liberarsi dall'acqua che le cattura, risalendo in superficie per congiungersi all'altra aria, che è un'immagine che poi ritornerà anche nelle favole. Ah, anche questo è molto, molto interessante, sono gli elementi primordiali, fuoco, aria, acqua e terra. E naturalmente quando Leonardo scriveva le favole c'erano autori di favole, c'erano libri all'epoca, però in quella tradizione, Esopo, Fedro, in quella tradizione non c'erano come personaggi gli elementi naturali, vero? È vero. Quindi questa è un'assoluta novità di Leonardo. Per lui gli elementi naturali, l'acqua, il fuoco, sono così importanti che diventano dei personaggi. Delle favole, no? Anzi forse le più antiche, le prime favole sono... Se vogliamo guardare già la prima favola, è questa, è la favola dell'acqua, in cui vediamo l'acqua, trovandosi l'acqua nel superbo mare suo elemento, le venne voglia di montare sopra l'aria, viene confortata dal fuoco, portata in alto e poi si raffredda e diventa grandine e ricade al suolo e viene bevuta dalla secca terra. Vedete che questa favola non ha fatto altro che descrivere in poche righe il ciclo dell'acqua, interamente il ciclo dell'acqua, no? Invece di scrivere un trattato naturalistico, Leonardo l'ha concentrato nel racconto di una favola, in cui entrano anche degli elementi morali, no? Sì, ed è appunto... La superbia. La superbia, infatti proprio si dice... L'acqua nel superbo mare è un'interpretazione morale del comportamento dell'acqua e allo stesso tempo ne spiega la trasformazione dallo stato gassoso a ghiaccio. Tenete presente che per la scienza della natura degli antichi, Aristotele, Plinio il Vecchio, i quattro elementi primordiali dovevano stare ognuno al loro posto, no? C'erano delle sfere concentriche, la terra, poi c'era l'acqua, poi l'aria, gli elementi dovevano stare tutti al loro posto. Quando cambiavano di posto succedevano dei cataclismi, terremoti, tempeste, quindi non era una cosa molto, e il cambiare di posto per un elemento, l'acqua che vuole montare in alto, prendere il posto del fuoco, ma poi ricade in basso e viene incarcerata dalla terra, e acquista quindi un valore morale, no? Che ognuno deve stare al proprio posto. E poi la cosa anche interessante, guarderei anche la favola successiva, che è la favola del fuoco. Notate sempre sullo stesso codice, è un piccolo manoscritto che si trova a Londra, e guardate che è scritto con lo stesso tipo di scrittura e lo stesso strumento di scrittura. Quel colore rosso, che cos'è? È una matita rossa, che si chiamava all'epoca sanguigna, che nessuno prima di Leonardo aveva fino a questo momento usato per scrivere parole. Era di solito usato come strumento di disegno veloce, di sbozzo, di schizzo, da parte dei pittori. Ma nessuno lo usava per scrivere. Leonardo ha quest'idea, se lo trova in mano, e lo usa anche per scrivere. Le prime favole vengono scritte con questa matita rossa. E appunto quello che succede ai personaggi, agli elementi naturali, è che sono dei personaggi a tutto tondo. Questa è un'altra cosa particolare, per cui appunto se prima l'acqua superba viene condannata, in questo caso invece il fuoco, per forza di colore, tenta di cacciare l'acqua dall'aleggio, e poi l'acqua invece in questo esempio fa professione d'umiltà e annega il fuoco. E anche in questo caso appunto la favola può essere collegata a, in questo caso, un esperimento di Leonardo, che proprio rappresenta la stessa situazione in cui l'acqua calda si leva in alto per la compagnia dell'elemento
poco che vede dentro, e poi in questo caso il panno umido che viene che viene posto sul fuoco, fa sì che il fuoco monti e sconfigge l'acqua in questo caso. Proprio sempre questo rapporto tra l'esperimento e la favola. L'esperienza. E magari possiamo tornare invece adesso agli ultimi campi del sapere, sono la luce, l'ottica, i mari della luna. L'astronomia, no? Vedete sulla destra c'è addirittura un foglio del codice atlantico con una rappresentazione della superficie della luna. In questi ultimi anni di Leonardo si è addirittura ipotizzato che avesse cominciato a usare delle lenti di ingrandimento e avesse cominciato a mettere insieme uno strumento simile a quello che poi avrebbe inventato Galileo, no? Però non ne siamo assolutamente certi, ma di fronte a un disegno del genere, questa luna grande, no? Ci fa pensare a osservazioni astronomiche con l'uso di strumenti di ingrandimento dell'immagine. E appunto quello che accade con il rapporto tra la ricerca scientifica e poi la produzione letteraria è proprio quello che succede anche nella ricerca moderna. Come mai hai messo anche questa immagine dell'inferno? Queste Botticelli, sono le illustrazioni della Divina Commedia. Come mai? Ho messo questa immagine perché appunto quello che si svela, che abbiamo fatto vedere un po' prima, la condanna dell'acqua superba, è un tratto fondamentale delle favole, questa idea della curiosità, delle favole, desiderio conoscitivo, positivo, che poi appunto è la curiosità della scoperta scientifica, il fondamento delle favole, però che in realtà facilmente diventa peccato. Sì. Dante e la Divina Commedia sono tra le prime importanti letture del giovane Leonardo. La Divina Commedia era contemporaneamente letta non solo dal punto di vista letterario all'epoca di Leonardo, ma anche come grande enciclopedia di conoscenze sul mondo, sull'uomo, di carattere dottrinario, teologico, ma anche scientifico. Pensate a tutte le parti della commedia in cui Dante descrive il movimento dei cieli, quindi c'è l'astronomia, oppure anche l'anatomia, la fisiologia nel purgatorio. Ci sono infiniti elementi del sapere del tardo medioevo che vengono tramandati da Dante. Quindi l'interesse di Leonardo era anche per questi aspetti conoscitivi. E soprattutto in Dante, uno dei più grandi personaggi della commedia dantesca è Ulisse. E sapete bene che Ulisse per Dante è anche un grande simbolo della sete di conoscenza, che vedo che è anche l'emblema di questa festa della scienza e della filosofia, virtute e conoscenza, e dei versi dedicati a Ulisse nel canto 26esimo dell'Inferno. E sapete che Ulisse va a finire un po' male, no? Alla fine questa sua avventura conoscitiva è quasi un simbolo della superbia punita, ed è un personaggio in cui Leonardo avrebbe potuto rispecchiarsi benissimo, perché tutta la vita di Leonardo è ispirata dalla medesima sete di conoscenza. Infatti abbiamo accostato a questo brano un racconto giovanile che narra della stessa brama di conoscenza rappresentata nelle favole come fuoco e come acqua superba. In questo caso appunto Leonardo vuole il desiderio di conoscenza, che per Ulisse era la conoscenza del mondo, di andare oltre il mondo conoscibile, in questo caso di conoscere l'artificiosa natura, per cui
l'origine delle cose. Il brano che si trova sul foglio in alto a sinistra è uno dei fogli più antichi di Leonardo, a 25 anni, a Firenze, e scrive una specie di breve testo letterario sulla natura. E scrive: tirato dalla mia bramosa voglia, cioè proprio dal forte desiderio di conoscere, vago, desideroso, di vedere la gran copia, la grande abbondanza delle varie e strane forme fatte dalla artificiosa natura. E alla fine si rappresenta davanti all'ingresso di una grande caverna oscura dove vuole entrare combattuto da due sentimenti opposti, paura e desiderio di quello che potrebbe scoprire nelle tenebre di questa caverna. E questo è un altro brano, la fine del brano, che parla appunto della speranza e del desiderio di rimpatriarsi e tornare a... Che è un tema ricorrente, perché questo è un altro libro della biblioteca di Leonardo, da lui molto amato, anche questo libro, è La storia naturale di Plinio il Vecchio, la grande enciclopedia di scienza della natura del mondo antico, fortunatamente tradotto in volgare, perché Leonardo non sapeva il latino, ma fortunatamente era tradotto in volgare. Questa è una copia molto, molto bella, miniata. Immaginiamo che Leonardo abbia avuto una copia un po' più povera, senza le miniature, non così lussuosa. L'importante però era il testo, e nel testo, nei proemi per esempio, nell'introduzione, si legge spesso questo tema della curiosità, dell'esplorazione del mondo, di questa specie di missione di conoscenza. Sì. E appunto è molto bella la frase che dice: questo desiderio fa la sete ardente di sapere, fa passeggiare l'uomo per tutto l'oceano, comprendere tutte le cose. Poi abbiamo l'acqua, il fuoco, che abbiamo già visto. Sì. Poi abbiamo il sasso, e quindi la pietra, che è la terra. La pietra, sì. Che appunto la pietra in questo caso si trova in cima a una montagna e vede le pietre sue compagne in basso e decide di abbassarsi e ricongiungersi alle altre compagne pietre, però il problema è che il desiderio è di cambiare il proprio stato, il posto dove è stata assegnata dalla natura e per cui viene distrutto.
butta, insomma, viene schiacciata dalle ruote dei carri, dai piedi ferrati dei cavalli, dei viandanti, ed è in travaglio. Però fate attenzione che dietro ognuna di queste favole apparentemente semplici c'è anche l'illustrazione di una legge naturale, che all'epoca di Leonardo non era ancora ben conosciuta, in questo caso è la forza di gravità, ma non c'era ancora stato Newton e quindi c'erano spiegazioni diverse, strane, che di solito rientravano ancora nell'ottica, nel quadro di riferimento dell'aristotelismo, della filosofia di Aristotele. E a Leonardo questo quadro filosofico, scientifico, ormai andava stretto, era basato tutto sulla ragione, e invece lui dall'esperienza e dall'osservazione degli oggetti e dei fenomeni stava arrivando ad altre conclusioni. L'abbiamo visto quindi per l'acqua e il ciclo dell'acqua, il fuoco, la pietra che cade e la forza di gravità. Quindi dietro queste favole ci sono le grandi leggi universali della natura. E poi appunto accanto sempre a una morale, in questo caso è la contrapposizione tra vita contemplativa e vita attiva, viene condannato chi vuole abitare nelle città. E lo stesso appunto rapporto emerge nella favola del Parpaglione. Sì, questo fra tutti è forse l'emblema più chiaro del tema della curiosità, dell'esplorazione della natura, che però finisce male, perché la farfalla, non quella primaverile che vediamo per i campi, la farfallina notturna, cioè l'insetto notturno, che viene attirato dalla luce e andando verso la fiamma della candela però ne viene anche bruciata, no? Quindi in questa specie di desiderio, di pulsione, di desiderio verso la luce, che però la porta anche alla morte, una storia tragica. E qualche volta Leonardo ripete molte volte questa favola, la riscrive diverse volte e qualche volta mette anche una specie di morale che indica in questa pulsione verso il fuoco che ti brucia e ti uccide, una specie di interpretazione nei confronti dell'amore, della passione erotica, ma in realtà il vero simbolo è quello proprio della passione, della sete di conoscenza, che però rischia anche di bruciare l'essere umano. Sì, e sempre appunto questa è la seconda trascrizione, però abbiamo le due versioni della favola. È interessante il verbo utilizzato per descrivere il moto della farfalla, che è poi quello che ricorre anche negli studi del volo, di rizzarsi, che esprime appunto questa attrazione incontrollabile e magnetica della fiamma. E appunto la descrizione ricorda un po' quella dell'Ulisse dantesco, il matto desiderio condannato. E io direi che possiamo passare alle profezie. Sì. E, che sono una rispetto alle favole, le profezie sono degli scritti di Leonardo successivi negli anni, dove la sua immaginazione, più che esprimersi per mezzo di racconti, no, di allegorie naturali, preferisce invece un'altra forma di comunicazione, che è quella in uso al suo tempo, che è quella della profezia, no? Che però si rivela qualcosa di strano, di particolare, perché in realtà non sono delle vere profezie. Leonardo qui non sta facendo come predicatore della sua epoca, come Savonarola, no? E sta predicando la fine del mondo. In realtà sono degli indovinelli. No? In queste immagini, molto, qualche volta un po' spaventose, che Leonardo ci presenta, sono in realtà degli indovinelli la cui soluzione è qualche situazione o qualche elemento assolutamente banale della realtà quotidiana. Se possiamo fare qualche esempio. Sì, qua appunto abbiamo messo una profezia emblematica che si intitola della crudeltà dell'uomo, sì. In cui vediamo
insomma, come il gioco parodico che dicevamo prima, diventa anche un esempio di una riflessione sulla tragicità dell'uomo. E l'uomo in questo caso è un essere mostruoso che viene inghiottito dalla terra, ricordiamo sempre l'immagine anche dell'acqua che viene bevuta dalla terra, come punizione della sua smisurata superbia, sì, per cui vuole elevarsi verso il cielo. E appunto, questo. E un altro esempio sempre... Questo è un po' l'ultimo Leonardo degli ultimi anni, che era diventato un po' apocalittico, aveva una visione del mondo un po' pessimista, però possiamo anche capirlo, perché rispetto al periodo giovanile, molto ottimista, vissuto nella Firenze del 400, del Rinascimento, i suoi ultimi anni invece sono quelli in cui la società, la civiltà italiana del Rinascimento entra in crisi, e l'Italia viene invasa da eserciti stranieri, crolla, entra in crisi il Rinascimento, e Leonardo sembra un po' risentire di questo periodo di sconforto, di crisi, e ha delle visioni un po' oscure del futuro dell'umanità. Questo è sempre un altro esempio in cui proprio la visione investe, diciamo, tutto il mondo, no? Vedrà se gli alberi delle grandi selve di Taurus e di Siena Appennino e Talas scorrere per l'area da Oriente Occidente, da Quirone a Meridie, e portare una gran moltitudine di uomini, o quanti voti o quanti morti, con le loro ossa sparse in diversi siti del mondo. E qui appunto abbiamo un anticipo di quello che poi saranno le visioni dei diluvi, queste tragiche raffigurazioni della distruzione, insomma, della tempesta, rappresentata per le sequenze visive, di cui qui abbiamo un primo schizzo. La macchina volante, naturalmente, no, che tutti conoscono, e che è anche un sogno per Leonardo, il sogno di volare. Per lui viene anche espresso nella forma della profezia, che è il volo come simbolo del desiderio di conoscenza, ma anche di aspirazione alla libertà, no? È molto bello, in particolare in questi due testi che scrive alla fine di un piccolo manoscritto splendido che si trova a Torino, la Biblioteca Reale, tra l'altro è uno dei manoscritti e dei pezzi che saranno visibili, disponibili nelle mostre di questo periodo per le celebrazioni di Leonardo. Lunedì si aprirà a Torino, ai Musei Reali, la mostra che renderà visibile sia il famoso autoritratto di Leonardo che il codice del volo degli uccelli. E sull'ultima pagina, il codice è tutto dedicato agli uccelli, l'osservazione del loro volo e poi l'utilizzazione di queste osservazioni per la progettazione della macchina volante, e alla fine Leonardo esprime questo suo desiderio di farla veramente funzionare, facendola partire dalla cima del Monte Ceceri, che è la montagna accanto a Fiesole che domina Firenze, e lo esprime usando il verbo al futuro come se fosse una profezia, no? Un sogno, e scrive: del monte che tiene il nome del grande uccello, Ceceri in fiorentino significa cigno, prenderà il volo il famoso uccello che empierà il mondo di sua gran fama. Piglierà il primo volo il grande uccello sopra del dosso del suo magno cecero, empiendo l'universo di stupore, empiendo di sua fama tutte le scritture, e gloria eterna al nido dove nacque. Bellissima questa frase, ed è un po', per lui è il simbolo di questo volo della conoscenza. Questo è
come si chiude il nostro libro, abbiamo adesso... Questo è proprio l'ultimo testo. È proprio l'ultimo testo, vero. Sì. Sì, sì. Quindi, tra l'altro però, in questo libro l'editore, anche per la tipologia editoriale di questa edizione, non ci sono molte immagini, se non alcune immagini molto belle realizzate da Giuditta partendo dai disegni di Leonardo, una delle più belle, ad inizio di ognuna delle sezioni del libro, le favole, le facezie, le profezie. Una delle più belle è quella che apre, non so se si riesce a vedere di qui, ma poi se volete potete venire a vederlo meglio, la parte delle profezie è aperta da un piccolo disegno di un leone, non so se ce l'abbiamo. L'abbiamo qui. Eccolo, sì, era proprio all'inizio. Questi sono i disegni che Giuditta ha realizzato all'apertura di ognuna delle sezioni. Un piccolo elefante prima del bestiario, una raccolta di testi sugli animali. Sulla sinistra è una felce, no? È una pianta, prima delle favole. E sulla destra c'è un piccolo leone che brucia. Dici, ma come mai questo? Perché sotto c'è scritto Leon arde. È la firma di Leonardo, è una firma iconica di Leonardo nella forma del rebus, perché tra le tante cose che Leonardo ha inventato anche i rebus, prima non si facevano, li ha inventati lui. È un rebus che è la sua firma, Leon arde, no? Una specie di autoironia molto molto bella. Ora, quello che un po' manca in questo libro sono le immagini, tutte le immagini che abbiamo visto. Effettivamente erano tantissime, disegni, i fogli, dei manoscritti, no? Che sono altrettanto belli e importanti. Allora il mio invito a Giuditta è quello di realizzare, oltre al libro che è appena stato pubblicato in vecchio formato cartaceo, no? Di realizzare anche un'edizione digitale degli scritti di Leonardo online, dove siano disponibili contemporaneamente anche tutte le immagini, i fogli di Leonardo, no? E possa interagire, essere più efficace con la comunicazione del mondo d'oggi. No, sì. No, possiamo guardare, per chiudere a questo punto, la parte sull'appendice che fa vedere un inizio di questo accostamento. Perfetto, tra... Bene. Le immagini, appunto, abbiamo già perché visto il corso. Alla fine forse è il modo migliore anche di comunicare Leonardo oggi, andare oltre l'edizione cartacea, no? Il libro, che comunque è importante che ci sia anche il libro e anche in futuro che continui a esserci il caro vecchio libro, ma contemporaneamente pensare a nuove forme di comunicazione che a Leonardo sicuramente sarebbero piaciute, perché lui lavorava molto anche con la visualità, con l'immagine, con il movimento. E questo infatti è un esempio delle ricerche che Giuditta sta facendo, per esempio sulle immagini delle favole, non solo di Leonardo, ma della tradizione che c'era nel suo tempo, perché le immagini, le favole di solito erano pubblicate nei libri, di solito con immagini. C'era una tradizione. Sì, appunto, spesso l'illustrazione della favola poi diventa un esempio per Leonardo anche da utilizzare nella ricerca scientifica, per cui negli studi di botanica, in questo caso appunto diventa un piccolo emblema nella favola del Giglio, sì. Oppure anche proprio negli studi di anatomia comparata, c'è sempre questo rapporto tra la favola fonte, sì, esatto. La favola testo riscrittura di Leonardo e poi l'influenza dell'immagine. Diciamo un progetto di edizione digitale, multimediale delle favole di Leonardo, questo è proprio il cammino da seguire, vedete sulla sinistra i disegni di Leonardo e sulla destra invece gli esempi della tradizione iconografica nelle arti visuali, nelle stilografie, nelle illustrazioni di edizioni o di manoscritti. E noi avremmo anche finito. Grazie.
Benissimo, due parole semplicissime di commento. Non so se evocare il mondo della festa di scienza e filosofia ci condurrà a bruciare nelle fiamme dell'inferno per seguire virtute e conoscenza, ma io credo che comunque ne valga la pena. Effettivamente anche oggi abbiamo avuto un contributo cospicuo della possibilità di indagare e di conoscere, no? Un esempio magistrale riportato in maniera magistrale dai nostri relatori. Voglio dire tra l'altro che il professor Carlo Vecce sarà il mentore illustratore delle vicende leonardesche di questi giorni, sia a Vinci sia addirittura a Parigi, al Louvre, è opportuno che si sappia, e ha dimostrato qui la sua valentia insieme alla collega che lo ha spalleggiato in maniera discreta, anche se timida, come abbiamo visto. Bene, siamo, fino a poco tempo fa credevo che non avesse neanche il dono della parola, invece l'ha dimostrato di possedere in maniera egregia. Bene, siamo stati tutti contenti di essere stati qui, e adesso se qualcuno ha delle curiosità, delle domande da rivolgere, penso che possa farlo, gliene è data facoltà. Non c'è microfono, ma ad alta voce, qui c'è un'acustica considerevole, quindi chi ha qualcosa da dire lo dica pure. E contemporaneamente disegnare. Io ho visto una lista di una spesa, non so, certo, se, ma è simpaticissimo, la spesa di un giorno da fare con accanto le verdure disegnate, le cose da comprare. Sì, non, no, è questo, attenzione, ho sbagliato. Mi permetto di correggere. No? È giustissimo, nei manoscritti di Leonardo ci sono molte liste della spesa che sono interessantissime e di solito sono anche accompagnate anche dai soldi spesi per comprare quelle tali cose, no? E sono interessantissime per ricostruire la vita quotidiana di Leonardo, che è anche una cosa importante, perché di solito noi ci immaginiamo Leonardo come un super genio irraggiungibile al di fuori del mondo, invece no, è un uomo che vive al supermarket, anche lui, sì, c'è un certo periodo a Firenze in cui aveva anche qualche problema prima della battaglia di Anghiari, anche proprio dei problemi economici, no? E allora comincia a segnare scrupolosamente giorno per giorno quello che esce, perché, no? Quindi è interessantissimo, ci sono queste liste della spesa, però nei manoscritti di Leonardo gli items non sono mai accompagnati dal disegnino. Questo al quale fa riferimento è un foglietto anche bellissimo, ma è di Michelangelo ed è anche veramente veramente bello. Qui Michelangelo segna quello che deve mangiare quel giorno e accanto fa il disegnino di due uova, poi il disegnino di un pesce, no? È un foglietto bellissimo di Michelangelo dei primi anni del Cinquecento, no? Però sono, sì esatto, però è una cosa molto molto interessante. Tra l'altro manifesta sempre questa necessità che noi abbiamo di riportare anche questi grandissimi personaggi alla realtà quotidiana, no? Quando vediamo Leonardo che fa il disegnino di un gatto, di un fiore, no? Sono delle cose reali, non sono... Grazie. Io avevo una curiosità. Sì. Cioè, io ho pensato che parlavate, non so, la favola dei suoni di Galileo, che serve per spiegare, no, a un pubblico determinati concetti. Invece in questo caso mi sembra che anche se le favole si inseriscono comunque una tradizione, con una esperienza cerca di spiegare cose così complesse, invece lui invece pensava soltanto per sé. Ecco, anche su questo, torniamo sul foglio 207. Sì. Vero? Ormai parliamo con numeri, no? Sono i fogli del Codice Atlantico. Sì, esattamente, no? E forse puoi dire qualcosa tu, perché c'è l'impaginazione, quindi sì. È una delle ipotesi possibili. Allora, in questo caso appunto è l'unico caso in cui abbiamo, un po' come la lista che citavamo prima di Michelangelo, un
un accostamento tra il, delle annotazioni botaniche sulla destra, poi al centro abbiamo dei disegnini che sono in una prima parte delle raffigurazioni sintetiche della favola, che si collocano come ponte tra l'osservazione botanica e la favola di riferimento. Facciamo l'esempio della prima favola, la favola del cedro superbo, che insomma, per eccellere rispetto alle altre piante decide di creare sopra di sé un frutto enorme, però il peso di questo frutto lo farà, lo trascinerà a terra. E questa favola è accompagnata alla prima osservazione che condanna chi osa correggere la natura tagliando le narici dei cavalli. E per cui l'idea è appunto non si può correggere la natura, non si può andare, l'idea che c'era insomma che abbiamo già espresso prima, però in questo caso abbiamo sia l'illustrazione appunto dell'osservazione botanica, sia anche un'illustrazione proprio della dinamica del peso, e questo spessissimo abbiamo fatto vedere brevemente come il rapporto con l'appunto scientifico è stretto, perché appunto nascono in simultanea, ma spesso è anche proprio la favola vuole spiegare il fenomeno scientifico. Non sappiamo, insomma, non sappiamo la destinazione, ci sono... Abbiamo delle ipotesi, no? Perché sicuramente il primo destinatario era lui stesso, cioè sicuramente Leonardo scriveva per se stesso, per chiarire qualcosa a se stesso. Qualche volta queste favole o le facezie hanno anche dei risvolti autobiografici molto interessanti, perché Leonardo nella sua vita ha avuto tante difficoltà, a cominciare dal fatto che era un figlio illegittimo e quindi doveva spiegare a se stesso che posizione aveva nella società, nel mondo, e qualche volta queste favole affrontano proprio queste tematiche più forti, più dure dal punto di vista autobiografico. Ma quello che abbiamo notato in fogli come questo è che a un certo punto Leonardo ricopia i testi in bella copia, no? In questo foglio l'uso delle due colonne, questo tipo di impaginazione, indica una volontà di rielaborazione in bella copia, che sembra quasi destinata alla stampa, all'edizione. Infatti in altri fogli dove c'è il primo abbozzo, poi lo cancella, lo ricopia, no, lo riscrive più volte la stessa favola, cercando di arrivare a una forma molto più elaborata. Questo lo notiamo anche per le facenze, anche per le profezie, il bestiario, che è tutta una bella copia sul codice H, dà l'impressione che a un certo punto gli era venuta l'idea di pubblicare questi testi, una sorta di piccolo libro sulla natura, però in forma favolistica, no? E poi alla fine non l'ha mai fatto, perché nella sua vita Leonardo non ha mai pubblicato nulla, no? Nemmeno i famosi trattati di anatomia, il libro di pittura, alla fine non ha pubblicato nulla. Però ci dà l'impressione, di fronte a un foglio del genere, che lui avesse pensato anche a un'edizione. Sì. Un altro esempio è l'accostamento del proemio con la facenza e la favola, per cui in alcuni casi, e la rappresentazione del rapporto tra pittura e lettere, per cui in alcuni casi può anche pensare che per il libro di pittura magari le favole avrebbero potuto avere una funzione. Sì. Altre domande? Grazie. Beh, se non ci sono altre domande, siamo decisamente soddisfatti e possiamo andare a celebrare questa Domenica delle Palme con questo arricchimento. Bene, grazie di essere intervenuti.